siamo all'inizio di una stagione, sicuramente Wakaba potrà salire di colpi. Adesso tocca una rappresentante di una scuola in grande crescita, la scuola estone, lei è Gerli LIINAMAE. Forse lei è il numero 4 in questo momento in Estonia, è accompagnata a bordo pista da Stéphane Lambiel. Andiamola a seguire e poi racconteremo qualcosa riguardo questa ragazza estone. I'm left to live when the spire's crumbling still. How much you look at me, I think I could find a way to stand for every dream in the safe solid ground. This fear I breathe. Questa è Gerli LIINAMAE, accompagnata da Stéphane Lambiel, che è il suo coreografo. Di tanto in tanto si allena anche a Champéry, dove c'è la scuola diretta da Stéphane. È un momento d'oro per la scuola estone. Ecco, magari lei è quarta estone, tra l'altro, sì, campionati. Per me è proprio quarta o quinta in questo momento come livello assoluto, perché Petrokin e Kibus sono atlete di un livello che hanno fatto vedere cose importanti nel Grand Prix. Quindi è un momento positivo, ecco, per un piccolo paese che però sta creando un movimento importante, anche perché in campo maschile si vive la medesima situazione con diversi pattinatori in questo momento competitivi. Ecco Max, poi magari approfondiremo in un altro momento. Tu adesso hai detto junior, non eleggibile per ora per la categoria senior. Poi magari approfondiremo anche la nuova regola che entrerà in vigore poi dalla prossima stagione sull'innalzamento dell'età in vista anche poi delle prossime Olimpiadi in seguito anche al caso. Cosa ne pensi, Nicole? Valieva. Dimmi la tua, spassionatamente, è giusto, sbagliato, come la vedi? No, io penso che sia molto giusto, perché per tanti anni abbiamo visto queste mini atlete fare dei risultati grandissimi e poi l'anno dopo apparire magicamente una volta, diciamo, cresciute, raggiunta la maturità di donne, no? Insomma, quindi penso che sia giusto, perché ci sono atleti che sono molto
a lottare facendo qua della regola, non credete? Certo, certo, deve essere tutto proporzionato. È stato approvato al recente congresso, ma era già, c'era una proposta